Due novità importanti, una riguarda la pagina Facebook e l'altra il mio blog. Ho creato un gruppo, si chiama Il Bunker, è dedicato a tutti coloro che vogliono in qualche modo collaborare insieme a me, non solamente inviando qualche segnalazione che comunque già arriva attraverso altri canali, ma anche per, diciamo, arricchire un po' di più il mio lavoro. Voglio anche sapere le vostre opinioni, voglio sapere i vostri suggerimenti, per migliorare tutto quello che viene fatto attraverso appunto sia la pagina Facebook sia il blog. Questo è il primo punto, ma riguarda anche altre cose. Voglio anche, diciamo, coinvolgervi in alcune attività, che pian piano vi racconterò, vi spiegherò una volta che saranno ben strutturate. Per quanto riguarda il blog, invece, la novità è questa. Da oggi non ci saranno più banner pubblicitari all'interno del sito. Esatto. Questo perché? Da una parte sono un po' stufo di, sentirmi dire. Ci sono delle pubblicità strane nel tuo blog, non è colpa mia, le sceglie la piattaforma che fornisce i banner pubblicitari. E ci sono anche state delle situazioni un po' sgradevoli in cui capitava che venivano reindirizzati, voi per sbaglio, voi perché magari diciamo, col cellulare cliccavate in un punto sbagliato. E queste cose ormai non le voglio più sentire, non le voglio più vedere. Pensate che ho anche ricevuto via mail delle proposte da parte di aziende che si occupano di banner pubblicitari. E ho ricevuto addirittura proposte di persone che vogliono pubblicare all'interno del mio blog articoli di argomenti che sinceramente non mi interessano, ma soprattutto io non scrivo su commissione, ok? Non mi interessa, io voglio fare, diciamo, voglio dare un servizio agli utenti. Questo è il mio obiettivo, punto. A questo punto, per sostenere il mio lavoro, ho scelto un'altra via, quella che è già stata intrapresa da altri. Un esempio è quello di Paolo Attivissimo. Attraverso le donazioni c'era anche un'altra possibilità, quella del crowdfunding, un po' come ha fatto anche Valigia Blu. Ecco, io preferisco in questo momento fare un po' più come Paolo. Ci sono già delle persone che, una volta che hanno letto i miei articoli fino in fondo, hanno deciso di collaborare. Collaborare facendo una donazione al blog attraverso PayPal. E ringrazio anche per i messaggi che hanno scritto insieme alla donazione. Mi hanno fatto molto piacere, mi hanno fatto capire che è molto più gratificante. Un grazie, ma anche un semplice euro per dirmi ti ringrazio del lavoro, prenditi un caffè, che effettivamente un po' mi serve quando lavoro la notte per voi. Ecco, diciamo, questa sarà d'ora in poi il modo in cui si sosterrà il blog. Siete liberi di fare come volete, potete leggere tranquillamente, potete condividere come avete fatto prima, non riceverete più messaggi del tipo, non so, è stato individuato un adblock sul tuo computer, per favore toglilo affinché possa leggere i banner e aiutarmi a sostenere le spese. No, d'ora in poi no. Se libertà totale, potete tranquillamente stare sereni che non avrete più fastidi di nessun genere e io sarò molto più lieto di questo. Detto ciò, vorrei dedicare più tempo a questa attività. Ma non solo, vorrei anche soprattutto migliorarla, eventualmente con l'acquisizione di nuove attrezzature o di servizi che possono aiutarmi a velocizzare anche le mie ricerche. Direi che questo è tutto, spero che come novità vi siano gradite, come inizio 2018 non mi sembra per niente male, riconosco che c'era tanto lavoro, ma spero che insieme possiamo portarla avanti.